Cari amici di Vortici, cari cittadini nazionali, allora cari amici, ci troviamo qui a Pietrassa dove praticamente sto lottando da circa 4 anni per lo scarico delle fogne a mare in vari comuni, tra il comune di San Giorgio Pietrassa, il comune di Ercolano, Castellammare e tanti altri per risolvere questo problema dello scarico a mare. Voi sapete infatti che sono iniziati i lavori qua a Pietrassa per eliminare lo scarico delle fogne a mare. Hanno fatto i lavori, però sono stati sospesi perché, come mi è stato riferito, però non per iscritto, quindi metterò anche per iscritto, solleciterò, hanno trovato problemi nell'installare i tubi. Qua realmente ancora oggi, come si può vedere dalle immagini, c'è questa chiazza, ma continua a scaricare le fogne a mare. Al centro di via Pietrassa, cioè là in fondo, sono iniziati i lavori e hanno fatto una vasca che dovranno continuare i lavori nella strada per eliminare lo scarico delle fogne a mare. Quindi non è ancora risolto il problema al 100%. Però giustamente io solleciterò insieme anche all'assessore del comune di San Giorgio Ciro Russo e insieme anche al collega Sannino Pasquale, questo problema che, ripeto, c'è ancora, esiste ancora. Noi non ci arrendiamo perché siamo, come si dice in napoletano, capa tosta. Noi dobbiamo arrivare al risultato finale. Un risultato già in parte è iniziato, quindi i lavori sono iniziati, però caso strano, da circa un mese qualcosa la Gori SPA ancora non ha continuato il ripristino al 100% delle fogne, dello scarico delle fogne a mare a Pietrassa. Niente, ripeto, oggi è 17 gennaio 2012, sono più o meno le 9:35 e io continuo questa battaglia insieme, ripeto, ai colleghi assessore e consigliere. E mi rivolgerò anche al sindaco Vincenzo Cuomo, al sindaco di San Giorgio e specialmente alla Gori per sapere notizie ed eliminare ovviamente questo scarico delle fogne a mare. Ripeto, il mare è una risorsa importante. Dobbiamo difendere la natura, dobbiamo difendere l'ambiente, dobbiamo difendere ciò che ci appartiene, ciò che è bello ed è un peccato veramente vedere un mare che viene distrutto dalla nostra ignoranza, l'ambiente che viene distrutto dalla nostra ignoranza. Quindi non ci arrendiamo, andiamo avanti e speriamo che alla fine ci sarà una conclusione, eliminazione al 100% dello scarico delle fogne a mare. Ripeto, qua sto a Pietrassa, comune tra San Giorgio e Portici, e speriamo che alla fine finirà tutto. Con questo vi ringrazio, voglio anche sempre ringraziare anche i giornalisti, voglio ringraziare Metropolis, voglio ringraziare Canale 5, voglio ringraziare tutti quelli che insieme a me sanno veramente sono messi in cuore di cercare di risolvere questo problema e portarlo a conoscenza di tutti. Con questo video ho finito, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Arrivederci. Gennaio 2012, sono le 10 meno un quarto, ci troviamo a Pietrassa. Guardiamo di nuovo le immagini dello scarico delle fogne a mare. Mi sto occupando dal marzo 2008 riguardo lo scarico di Pietrassa, comune tra San Giorgio e Portici e anche altri comuni, Ercolano che ha quattro scarichi di fogne a mare, poi c'è Castellammare, Torre del Greco, Torre Annunziata. Ci stiamo occupando ovviamente di questa battaglia per eliminare questi scarichi
che da tanti anni vanno a mare. Anche il collega e assessore Ciro Russo del comune di San Giorgio, insieme a me, si sta occupando anche lui di queste cose e delle tante lettere che abbiamo scritte, denunce alla Procura, al gruppo NOE, alla Capitaneria di Porto, alla stessa GORI, abbiamo anche sollecitato per i lavori di ripristino dello scarico delle fogne a mare, di cui è la responsabile che si occupa di tutto il settore dello scarico fognario vesuviano e ovviamente sappiamo anche che iniziarono i lavori circa 2 mesi fa, di cui i lavori sono stati fatti al centro di Pietralsa per eliminare lo scarico delle fogne a mare e portarlo a Napoli Est con dentro le pompe di sollevamento. Però sono stati sospesi i lavori e ancora non sono iniziati e continuati, cioè ancora non sono continuati i lavori a Pietralsa per l'eliminazione al 100%, di cui scriveremo anche una lettera per sapere le motivazioni e quali sono i problemi che ancora oggi, come si può vedere dalle immagini, si scaricano ancora le fogne a mare. Un peccato perché noi dobbiamo fare in modo sì che si eliminino questi problemi che ci sono dello scarico fognario a mare, che il mare è fa parte dell'ambiente, ovviamente dobbiamo difendere il nostro mare, perché il mare è di tutti, non solo di San Giorgio, di Portici, ma di tutti, perché è uno solo, ed è giusto che ci diamo da fare. Ripeto, sia io che l'assessore Ciro Russo e il collega Pasquale Sannino, insieme grazie anche alle televisioni, Canale 5, Metropolis, Napoli TV, che sono stati vicino a noi, giornalisti, Cronache di Napoli, Il Mattino, lo stesso Metropolis anche come giornale, ci sono stati vicino per combattere questo problema. Che cosa vi devo dire? Certamente non ci arrendiamo, andiamo avanti e cerchiamo di risolvere i problemi. Scriveremo un'altra lettera per avere notizie e spiegazioni di questi ritardi che ancora oggi, che è passato 1 mese e qualcosa, non abbiamo più visto niente. Con questo ho finito, ci vediamo alla prossima. Ripeto, 17 gennaio 2012, siamo a Pietralsa, ripeto, il famoso scarico delle fogne a mare qui a Pietralsa, e andiamo avanti per la nostra battaglia. Quindi non ci fermeremo perché continuando qui a Pietralsa, oggi ripeto 17 gennaio 2012, e come potete vedere qua è il tombino che hanno fatto nuovo per l'impianto delle fogne, come potete vedere dalle immagini. Là in fondo è la vecchia fogna e devono continuare, da quello che mi è stato detto, devono continuare in questa strada e devono fare proprio tutto l'impianto. Non si sa quando, perché si sono ancora bloccati i lavori. Dicono, sentito dire che ci sono problemi, devono praticamente risolverli. Speriamo, che devo dire. Con questo video ho finito, è la terza parte del video. Ci sentiamo alla prossima, cari cittadini. Ripeto, 17 gennaio 2012, sono quasi le 10. Questo è Pietralsa, nel vicoletto di Pietralsa stiamo. Con questo ho finito. Arrivederci.